Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Fratelli d'Italia lancia un sospetto, meglio una denuncia. Il governo sarebbe complice di chi specula sul business del lavoro nero, quindi dei sospetti di brogli sulla sanatoria, quella voluta dalla renziana Bellanova, ministro dell'Agricoltura. Quella sanatoria, regolarizzazione di clandestini per mandarli a lavorare in agricoltura, che poi è stata un maxi flop, la regolarizzazione di questi migranti auspicata dal governo, decisamente più bassi rispetto a quelli ipotizzati dalla sinistra, e conclamano così il flop, nel senso che servivano 220.000 lavoratori nell'agricoltura, ma gli operatori del settore hanno detto no, non regolarizzare te clandestini perché noi non abbiamo bisogno di manodopera generica, ma specializzata. Vogliamo quelli che lavoravano l'anno scorso, che sono nell'est Europa. Bisogna andarli a prendere con dei voli dedicati, come fanno tutti gli altri paesi. Invece il governo non ha voluto sentire gli imprenditori agricoli perché era troppo presa dal fatto che regolarizzare clandestini è un sogno della sinistra, soprattutto anche della Bellanova, che piangendo dice: avevo realizzato il sogno della vita, quello di regolarizzare clandestini, tolti alla clandestinità. E poi hanno cercato di regolarizzare tutti i clandestini in Italia, dal primo all'ultimo. Pensate un po' che idee malsane. Ma così ci sono dei dubbi che vengono confermati con il tempo. Lo strumento si è rivelato utile solamente per tenere l'esecutivo incollato alle poltrone. Beh, questo non è dubbio. E però si sarebbero preparato il terreno a comportamenti fraudolenti. È stato scoperto effettivamente che potrebbe essere un vero e proprio imbroglio con la sanatoria. Falsificano i documenti per ottenere la regolarità a suon di soldi. La denuncia è arrivata da Fratelli d'Italia, che con Francesco Lollobrigida e Andrea Del Mastro hanno presentato un'interpellanza parlamentare su quanto emerso. La vicenda approfondita anche su un servizio su Rai News 24 il 29 di luglio. Viene denunciato in questo servizio un uso fraudolento della misura voluta dalla Bellanova e da Nunzia Catalfo e dice: la frode consiste nell'ottenere un certificato retrodatato attestante la permanenza sul territorio italiano, utile a ottenere i requisiti voluti dal ministro per la sanatoria, dietro al pagamento di 500 euro all'ospedale di Vittoria. Appare possibile ottenere una tessera sanitaria STP, straniero temporaneamente presente, dedicata alla cura degli irregolari. Con tale tessera, a seguito di un pagamento di 4.000 euro, ci si può rivolgere a patronati compiacenti e a quel punto procedono con la pratica della sanatoria. Beh, certo sono delle cifre anche consistenti per una persona che è un clandestino, che non ha una dimora fissa, che non ha un lavoro, perlomeno lavori saltuari in nero. Quindi 4.000 euro, 500 euro, parliamo di 4.500 euro. Chi paga questi soldi? Quale migrante ha 4.500 euro? In questo servizio su Rai News 24 viene intervistato uno straniero che aveva appena sistemato i documenti per far ottenere la sanatoria a un suo amico che si trova in Francia e che non sarebbe mai stato in Italia. È evidente che ancora una volta il governo non sia riuscito a centrare il proprio obiettivo politico, ma si sia reso moralmente complice degli affari di chi specula sull'immigrazione e sul business del lavoro nero, dice il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia in un'intervista a Il Tempo. Il sospetto è quella che è stata definita come una norma per combattere il caporalato, alla fine si sia rivelata un'arma che ha aggravato ulteriormente le condizioni dei lavoratori già sfruttati e vessati, favorendo, dice il politico, quei clandestini che hanno la disponibilità di pagare 4.500 euro per ottenere in modo fraudolento il permesso per rimanere in Italia. Come vi dicevo, ovviamente chi ha quei soldi sono pochissimi. Ma il fatto, che naturalmente
questa criminalità, no? Questi che danno i documenti falsi sono italiani che trovano il modo di truffare lo Stato. Chissà quante truffe di questo tipo esistono in Italia. Addirittura poi chiedendo a un clandestino 4.500 euro. Già i 500 euro per quella tesserina sono già tanti per un clandestino, sono già tanti anche per un italiano. Figuratevi 4.500 euro che un clandestino ha in tasca, che avrebbe messo da parte, non si sa in che modo. Comunque 4.500 euro per avere un lavoro temporaneo in agricoltura a me sembra una sciocchezza, però questo è uno spaccato, è una scoperta di una parte di queste riforme che risulta poi utilizzata da alcuni italiani per truffare, per fare soldi sulla pelle degli altri. Ma che questa riforma, questa sanatoria era un flop, già come vi dicevo prima, è risaputo anche perché la Bellanova pensava con questa di eliminare il caporalato e il lavoro nero, ma sono due cose distinte. Il caporalato e il lavoro nero c'è, continua ad esserci come prima e sarà uguale anche adesso. Questa regolarizzazione doveva sopperire per la mancanza di manodopera specializzata che arrivava dall'est Europa come ogni anno. Quindi è ovvio che le aziende non assumono il clandestino come operaio generico perché hanno bisogno di persone che sono state già formate per fare alcuni lavori e gli imprenditori agricoli hanno detto: noi non vogliamo spendere altri soldi per formare delle persone in questo settore dove c'è specializzazione, molti pensano di no, ma una parte di questo settore è specializzato con delle procedure fatte in un certo modo. Quindi la Bellanova ha confuso questo con l'agricoltura generica dove ci sono caporalato e clandestinità, lavoro nero, eccetera, eccetera. Le due cose parlano di agricoltura, ma sono due cose differenti. Mentre la Bellanova pensava, regolarizzando questi clandestini, di eliminare il lavoro nero, eliminare il caporalato, invece il lavoro nero e il caporalato continua esattamente intatto come prima, mentre dall'altra parte qualche migliaio di clandestini è andato a fare quei lavori, ma non si è coperto certo il fabbisogno di 220.000 che ne servivano, per questo che è stato un flop. Si parla di numeri 10-20 volte inferiori a quelli attesi. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.